Questo video inizia con le parole del protagonista, Vladimir Peniakov, detto Popsky. La mia è una storia di guerra, di dure fatiche, di dure imprese, talvolta movimentate ma ancor più spesso buffe, di persone altolocate che non si lasciavano governare dalle convenzioni e di altre che erano governate dalle convenzioni, di stranieri di umile condizione che superavano noi stessi nella devozione alla nostra causa. Una storia di sangue e di violenza, di astuzie e di inganni, di spremiture di cervello e di dure fatiche, ma soprattutto è una storia di amicizia. Vladimir Peniakov nasce in Belgio nel 1897 in una famiglia di emigrati russi. Il padre è un industriale specializzato nella ricerca e produzione di alluminio. Studente brillante, nel 1914 viene mandato a studiare in Inghilterra, a Cambridge. L'esperienza inglese lo fa appassionare allo stile di vita e al mondo anglosassone. Durante la Prima Guerra Mondiale si arruola nell'esercito francese. Viene ferito e congedato nel 1918. A guerra finita ritorna in Belgio a lavorare con il padre, ma la vita dell'industriale non fa per Vladimir, che nel 1924 trova lavoro come ingegnere in Egitto in una compagnia francese che produce zucchero. Per 15 anni ricopre vari incarichi in azienda al Cairo e nell'Alto Egitto. Nel tempo libero e durante le vacanze fa varie spedizioni nel deserto. Stringe amicizie con gli arabi acquisendo la loro esperienza di navigazione e di orientamento nel deserto. Nel 1928 si sposa con una donna belga dalla quale avrà due figlie. Il matrimonio finirà con il divorzio nel 1942. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si arruola nell'esercito britannico. Nel 1942 gli viene assegnato il comando di una piccola unità indipendente che svolge operazioni al di là delle linee nemiche, affiancando il Long Range Desert Group. In questo periodo gli viene affibbiato il soprannome di Popsky. In questa fase della guerra, nell'esercito inglese sono presenti altri gruppi d'azione autonomi, come lo Special Air Service, lo Special Boat Service e il Long Range Desert Group. Nell'ottobre del 1942, il coordinatore delle forze speciali, tenente colonnello Sean Hackett, gli affida il comando del Demolition Squadron No. 1. Il gruppo viene dotato di alcune jeep munite di attrezzature atte a garantire la massima autonomia, sulle quali vengono montate mitragliatrici pesanti. L'unità è composta da un totale di 23 uomini che sono selezionati con criteri molto personali da Peniakov. La maggior parte degli uomini viene scartata dopo il colloquio preliminare. Il nome del comando Popsky Private Army, l'esercito privato di Popsky, deriva dal soprannome di Peniakov, che come simbolo per il suo gruppo sceglie l'astrolabio, uno dei primi strumenti usati per la navigazione. Una volta selezionati, gli uomini sono sottoposti ad un addestramento duro ed estenuante, dove Popsky cura particolarmente la parte relativa alle comunicazioni. La disciplina militare è del tutto assente, non esiste il saluto e gli ufficiali non hanno diritto all'attendente. Infine, agli uomini viene lasciata piena libertà di scelta nella divisa. Ma allo stesso tempo Peniakov è intransigente con chi non si comporta secondo le sue aspettative durante le operazioni o trascura le armi e l'equipaggiamento. Chi trasgredisce viene immediatamente espulso e rimandato al suo reparto di provenienza. Il Popsky Private Army arriverà ad avere fino ad 80 uomini. Compierà azioni spericolate prima in Africa e poi in Italia, sia operando in maniera indipendente sia in collaborazione con le fazioni partigiane, tendendo agguati e attaccando le posizioni avversarie spesso oltre la linea del fronte. Dall'Italia l'unità arriva fino in Austria il giorno che la Germania firma la resa. Qui il Popsky Private Army viene sciolto e gli uomini rimandati alle loro precedenti unità. Peniakov resta in Austria fino al 1946 come ufficiale di collegamento tra britannici e russi. Una volta congedato si stabilisce in Inghilterra dove si risposa. Qui redigerà diversi scritti sulle attività del Popsky Private Army, oltre a partecipare a numerosi programmi radiofonici. Vladimir Peniakov muore a Londra nel 1951 a causa di un tumore al cervello.